Ok, there are 60 carbon atoms. Ci sono 60 atomi di carbonio. Where do you come from? Da dove venite voi? Ok, send it back. Rimandatemela, rimandatemela, forza. Ok, this is a picture of the sun. Questa è un'immagine del sole. Your atoms are made in stars. I vostri atomi Millions sono stati fabbricati ago. Nelle stelle milioni di anni fa. Milioni di anni fa una stella è esplosa e allora a quel punto gli atomi si sono sparsi per tutto lo spazio e hanno passato milioni di anni nello spazio e poi alcuni sono finiti sulla Terra. Voi venite dal spazio intergalattico. Chi è che vuol vedere un alieno? Beh, guardatevi allo specchio. Siete alieni, venite dallo spazio. Guardate la persona che è seduta vicino a voi. Siete alieno, lei è un alieno, tu sei un alieno, tu sei un alieno, tu sei un alieno. Siete tutti alieni. Venite tutti dallo spazio intergalattico. Bene. A questo punto dobbiamo lavorare. Vediamo i numeri. Che numero è questo? 1, 2, 3, 4. Can't hear you. Non vi sento! 5, 6, 7, 8, 9, 10. No! Non è 13! Vi ho colto in fallo! Non è 13! The Romans used M I romani utilizzavano M per They had a real mille. With big numbers. Avevano un problema con i grossi numeri Let's romani. 10,000 Scriviamo 10.000 alla romana. They had to write it 10 times. Dovevano scriverlo 10 volte. 100,000. Adesso scriviamo 100.000 la romana. This is hard work. Beh, lavoro, è un lavoraccio. A million. Un milione. We're much cleverer than Noi siamo più intelligenti degli antichi romani. Okay, 2004. Questo è il 2004. Now then, adesso. We're going to learn. Turn your book, open your book. Aprite il libro. Aprite il libro a questa pagina. Are you ready? Allora, ci siete? We're just after this. As we point this way. With count. Contiamo, via! 3, 2, 1, 2, 3. Adesso contiamo le fila. Le file, quanti sono? Non vi sento. 1, 2. Ten times ten is 100. 10 per 10. Now we learn something new. Ma adesso impariamo qualcosa di nuovo. We call this 10 to the 2. Possiamo dire 10 alla seconda. Say that, 10 Ditelo. Now that's called arrays. E queste si chiamano delle file e disposizione. Three, non vi sento. 3, 4, 5, 6. How many cubes altogether? Quanti cubi ci sono in tutti? What's this? Cos'è? 10 alla terza. Put it in your table. Scrivetelo, right, scrivetelo. Right, how about this? E questo? Questo quanto fa? 10 per 10 per 10 per 10. 10 alla quarta. Fill in the table. Adesso completate quello che c'è scritto. Scrivete. Now let's put 1,000 boxes in one green box. Mettiamo 1,000 di quelle disposizioni in una scatola verde. And take 1,000 of these. Prendiamo 1,000 di queste. In every green box is 1,000. In ognuno di queste ce ne sono 1,000. Okay. So how many altogether? Quanto fa in tutto? Yes. That is 10 to the 6. 10 alla sesta, 1,000,000. A million is 10 to the 6. Say 10 to the 6. Ditelo, sixth. Come fa? Quanto fa? I can't hear you. Non vi sento.
Scusate. Scrivetelo. A billion. Un miliardo. It's 10 to the 9. 10 alla nona. In your table. Scrivetelo. Riempite il foglio. That is 10 to the 22. E questo cos'è? 10 elevato alla potenza 22, 10 alla 22esima. You swallow 10 to the 22 molecules every time you breathe. Ma lo sapevate che inghiottite 10 alla 22esima molecole ogni volta che respirate? 10 to the 100. Who knows what that is? Cos'è questo? Cos'è? Chi lo sa? Grosso numero, un grosso numero. It's called a Google. E si chiama un Google. Okay, now then. Bene. My friend here. Mio amico qua. All right. Turn to this page in your book. Adesso aprite questa pagina qui. Are you ready? Ci siete? How many faces on the cube? Quante facce ci sono su questo cubo? Quante? I can't hear you. Non vi sento. Use F for the number of faces. Utilizziamo F per indicare il numero di facce. Quante facce sono? F uguale a? Fill in the table. Fill in Riempite the table. Adesso, completate l'esercizio lì, la tavola che c'è. F uguale? How many corners? Quanti angoli ci sono? Quanti angoli ci sono? Quanti angoli ci Quanti sono? Quanti angoli ci sono? Fill in the table. Scrivetelo sulla tavola. Scrivete, scrivete. Quanti spigoli ci sono? 8. Quanti? 8. They say 8. 20. 12. 4 on the top. Sono 12. 4, 4 e 4. What's that? Che cos'è questo? Un cubo? Un cubo. Fill in the table. Scrivetelo sulla tavola. Allora adesso proviamo un'equazione. Quanto fa? Wow, bravi. Bravi, bravi. Fill in the table. Scrivetelo sulla vostra tabellina. Adesso che siete riusciti a farlo col cubo, vediamo se con la piramide ce la fate. Pronti? Allora, quante facce ha la piramide? Sicuri? How many corners? E quanti angoli? Giusto, giusto. Sì. 8? 5? 5, vero? Sono 5. Sicuri 5 o 6? 5. E adesso vediamo se riuscite a contare i spigoli. Sette, otto, nove. Qualcuno dice otto, ho sentito un otto. Otto, sette. Otto. Contiamo? Uno. Uno, poi? Due, tre, quattro. E qui quante ce ne sono? Otto, otto. Bravi, okay. Va bene. Allora, quanto fa questa equazione? 2. Quanto vi viene? Quanto vi viene? L'avete scritta la tabellina? 2. 2. They say 2. Bravi. Yes. Ok, dice di sì, Harold. Bravissimi. Okay. Turn to this page. E torniamo a questa pagina. Visto che siete così bravi, questa è difficile. 6 on the front. Quanti pentagoni ci sono su un pallone da calcio? 6 on the back. Quelli neri, quanti ci sono? 12. Sei davanti, sei di dietro, giusto? 20 hexagons. Ok. Sono pentagoni. 12. You can see a pentagon on the fly's eye. E qui riuscite a vedere un pentagono su questa immagine? Dove? Un pentagono, è 5 lati, un pentagono. Draw it in. Disegnatelo, disegnatelo.
disegnateli. Who can see a hexagon on the tortoise's head? On the shell. Okay. Adesso che ce l'avete fatto con il pentagono, vediamo se riuscite a trovare l'esagono. Su questo guscio di tartaruga. Su questo. L'hai trovato? Bravo. Droid it. Sei. The hexagon. Sei. Now drawing the pentagon. Così sul dorso della tartaruga avete sia l'esagono che il pentagono. Cercate di trovare l'uno e l'altro. Chi l'ha trovato? Vediamo le mani. Laggiù in fondo? Ok. You're all in circles of six or more, all right? Take your buckyball pack. Siete stati bravissimi, adesso proviamo a fare il buckyball. Pronti? Prendete i vostri sacchettini con tutti i pezzettini. Ok. Take a bundle of red straws. Allora prendete i pezzi rossi. Split them up. Ok. Apriteli. Aprite e prendete i pezzi rossi uno a uno. Insert the black atoms into the red bonds. E come si vede sull'immagine dovete mettere il pezzettino nero. And they must make, this is very important, first of all, you must make 12 red pentagons. Very important, okay? Very important. Allora, adesso che avete tutti i pezzi, quello che dovete fare è 12 pentagoni rossi. Okay, now we go down with them. Okay. E adesso veniamo a aiutarvi. Ok. Ok. I pezzettini neri si infilano in quelli rossi. Con i pezzettini rossi fate 12 pentagoni, 5 lati rossi. Come on, let's get move on. Quick. Presto, presto. Come on. Yes. 12 red pentagons. 12 pentagoni rossi. Ma cosa vuoi fare anche? Tac. Ok. They try to, they sometimes make hexagons because they press it together. Ok. Mi raccomando, non fate degli esagoni, dei pentagoni con 5 lati rossi. Separate bene tutti i pezzettini rossi. Very good. He's got two. All right. Come on. Hi. Bravissima, così, ok. Very good. Is that right? Excellent. Molto brava, ti ho detto. Magnificent, you say. Tutto bene qui? Ok. Bravi. This is four.